Nome e cognome? Francesco Quistelli. Luisa Bruzzolo. Età? 36. 42. Professione? Fundraiser. Fundraiser. Ho detto professione? Fundraiser. Ah già. Allora, lo traduco in italiano. Raccolgo fondi. Conosci Luisa Bruzzolo? Sì. Conosci Quistelli? Sì, certo. È una tua concorrente? Sì. Lo era molto, adesso un po' di meno, però comunque sì, è un mio concorrente. Fundraiser si nasce o si diventa? Si nasce, si diventa, tutte e due. Si diventa. E tu cosa fai? Io cosa faccio? Prova a spiegarlo in 5 parole. Sostengo una causa sociale. Raccolgo fondi per salvare e tutelare il patrimonio culturale italiano e il paesaggio italiano. Sono troppe. Hai ancora amici o sono tutti spariti perché fai il fundraiser? Sono tutti spariti soprattutto a Natale e adesso col 5 per 1000 è un periodaccio. No, ho ancora amici, ma forse ce li ho perché non gli parlo molto del mio lavoro. Ma chi te l'ha fatto fare? Io. È una storia che nasce da quando ero piccola, perché ho sempre desiderato fare un lavoro nel sociale. E come hai iniziato? Lavoravo nell'azienda di famiglia, ho deciso di provare a occuparmi di comunicazione nell'ambito del sociale, quindi ho lasciato tutto. Durante la scuola, durante il liceo, dove a un certo punto ho desiderato di lavorare in una ONG e poi così è stato. Quali sono gli ingredienti più importanti di un buon fundraiser? Crederci, metterci passione, essere molto preparati tecnicamente nell'ambito del marketing e della comunicazione, non dimenticarsi mai della causa sociale, non dimenticarsi mai che ci si relaziona con le persone, sia qui che lì. Bisogna avere professionalità, bisogna avere creatività, bisogna avere tanta determinazione e bisogna saper lavorare in squadra. Convinci un giovane a fare il fundraiser. È una bellissima professione, ricca di umanità e piena di soddisfazioni, piena di fatiche e piena di dubbi, ma poi si risolvono facendolo. Cerca quello che c'è dentro di te, cerca di trasformarlo in modo da rendere il mondo più giusto e più bello. Cosa ti rende diverso da un collega che lavora nel profit? La causa sociale. Penso che noi siamo portatori di messaggi sociali. Ti sei mai commosso facendo il tuo lavoro? Sì, guardando una volta un video che arrivava dalla Sierra Leone di una mamma che ringraziava i donatori perché erano riusciti a far avere i libri e il vestitino della scuola per suo figlio. Lei era analfabeta, non aveva potuto studiare e per questo era molto contenta. Tante volte, soprattutto quando si va sul campo, quando si ha a che fare direttamente con la causa per cui si raccolgono fondi. Da 1 a 10, quanto pensi di guadagnare? 7. 7. Da 1 a 10, quanto sei stressato? 7. 6, ma dipende dai periodi dell'anno. La cosa che fa incazzare di più un fundraiser? Credo la mancanza di lealtà. A volte quella di non saper cogliere un'opportunità. Cosa fai quando ti incazzi? Urlo. Quando mi incazzo poi dico prima o poi ce la farò e quindi con determinazione rincorro il mio obiettivo. Da 1 a 10, quanto ti senti un venditore? 7. 6. Quello che ti piace di più nel fundraising di Luisa Bruzzolo? La simpatia. Beh, Quistelli, allora... Dai un messaggio al tuo capo. Aumentami lo stipendio. Bravo Angelo, vai avanti così. Se ti dico Natale, tu cosa mi dici? Fatica, casa, famiglia, dolcezza e campagne, iniziative, freddo, neve, Milano. Il periodo natalizio è sempre un periodo di stress. Durante la campagna di Natale riesci a fare l'amore? Di solito aspetto il 31 canonico perché poi lo faccio a Ferragosto 2 volte all'anno. Beh sì, certo. Ti senti più un professionista o un missionario? Diciamo sono più un professionista. Professionista. Dunque usi o no la posizione del missionario? Certo che la uso, è ovvio. Beh, a volte sì. Quante volte respiri prima di parlare con un grande donatore? Di solito una di pancia, è fondamentale. Quando lo incontro i miei respiri li ho già fatti prima. Hai mai pensato di passare al profit per guadagnare di più? Sì, ci penso quasi tutti i giorni. Sì, qualche volta l'ho pensato. Ma quando c'è un terremoto, sei contento, che puoi raccogliere più fondi? Sono assolutamente triste quando c'è qualche disastro naturale. Sono contento nel momento in cui riusciamo a intervenire subito, sia in termini di raccolta fondi che in termini di assistenza umanitaria alle persone che sono vittime di disastri. No, non sono affatto contenta. Se avessi superpoteri,
Cosa faresti nel fundraising? Ho quanti minuti? 20? Sono un po' amareggiata di vedere come il mondo del non profit italiano è un po' incapace di rappresentarsi. Cercherei di far sentire il terzo settore italiano più unito. Come urla un fundraiser? Più o meno. Mi fai la faccia del fundraiser? La mia. Dimmi una cosa sul festival. C'era da tanti anni questo desiderio nel piccolo grande mondo del fundraising di ritrovarsi almeno una volta all'anno per dialogare, discutere, confrontarsi. Ci sarò quest'anno per la prima volta, ma ne ho sentito parlare moltissimo e anche in modo molto positivo. Vieni qua per le terme o per il festival? Vengo qua per le terme. No, per il festival. Ti piacciono i bambini? Moltissimo. I bambini mi piacciono tantissimo. Ti vedo ingrassato, aspetti un bambino? No, mia moglie aspetta un bambino, io sono ingrassato per solidarietà. Ti vedo un po' ingrassata però, perché? Non si può dire ancora. Saluta a tutti i fundraiser presenti. Ciao a tutti e buon lavoro. Ciao ragazzi, so che siete tantissimi.